Tanto vi ringrazio per essere presenti in, devo dire, la totalità dei miei studenti. È con grande soddisfazione che devo dire che questa presentazione, che non è osteggiata dalle condizioni meteorologiche come quella precedente, li vede presenti tutti. Ringrazio allora Luca Malavasi, che vedete al mio fianco, critico cinematografico, studioso di cinema, ha svolto e svolge attività didattica, mi stava dicendo, in praticamente tutte le università della Lombardia. Comunque, insomma, oltre che amico, eccetera, eccetera. E quindi iniziamo a parlare di questo libro che si chiama Racconti di corpi, cinema, film, spettatore. Vorrei introdurlo da questo punto di vista per farvi capire la sua importanza. Il problema della dimensione esperienziale e quindi della fruizione di un film come esperienza e come esperienza corporea sta lentamente occupando un, a mio parere, legittimo posto di rilievo negli studi cinematografici, dopo che per anni e anni è stato oggetto di clamorose rimozioni. Quindi è un libro di grande attualità nella misura in cui si interroga sulla possibilità che gli spettatori possano avere dei film, del cinema, delle esperienze somatiche, delle esperienze che non passano necessariamente attraverso filtri intellettuali e razionali. Di questo ci parlerà lui, però per farvi capire l'importanza di questo libro è la rielaborazione di una tesi di dottorato che è stata discussa in che anno? 2004. Ecco, e in quel momento, cioè quando Luca Malavasi ha pensato, raccolto il materiale, scritto questo libro, quindi tra il 2003 e il 2004, l'argomento era ancora ben lontano dall'occupare il ruolo centrale nel dibattito di cui vi stavo dicendo. Quindi, come dire, operazione doppiamente meritoria. Comincerei a fargli una domanda di carattere generale, e cioè chiedendogli come metodologicamente si è mosso all'interno di un territorio che quando ha iniziato a occuparsene era ancora praticamente vergine. Sì, intanto grazie dell'invito e grazie a voi. Questa tesi di dottorato in realtà prosegue idealmente la mia tesi di laurea, fatta col compianto Alberto Farassino a Pavia. Era una tesi su Derek Jarman, regista che forse conoscete, è un regista inglese morto di AIDS nel 94, se non ricordo male, autore di film, avete mai visto qualche film di Derek Jarman? No. Autore di film scandalo per certi versi, ma anche di film al limite del confine tra cinema e arte. Per esempio, suo ultimo film si chiama Blue, è un film famosissimo ed è uno schermo completamente blu per 50 minuti, quindi vi ipnotizza. Io ho perso amicizie importanti perché ho fatto vedere questo film condividendo negli anni dell'università, ma è un film molto bello, un'esperienza molto bella, perché poi avete una colonna sonora, un film è una specie di radiodramma e poi avete uno schermo blu che non riuscite a smettere di guardare. E lì avevo cominciato a occuparmi di un problema che veniva da miei interessi, appunto, da semiologo in erba, e cioè la soggettività del linguaggio cinematografico. Come fa il cinema a non semplicemente a raccontare un soggetto, questo è evidente, ma a declinare un discorso soggettivo. Allora è inevitabile che quando si comincia a ragionare di soggettività, il grande tema rimosso, come ricordava il vostro professore, delle emozioni, salta fuori, da qualche parte salta fuori. E questa tesi di laurea è poi diventata il punto di partenza per una tesi di dottorato, che è questa. Dal punto di vista metodologico, cosa che consiglio a chiunque abbia voglia di approfondire in generale argomenti legati al cinema, me ne sono andato all'Italia e sono stato 3 mesi a Parigi alla Bibliothèque du Film o alla Mitterrand, e lì ho fatto la tesi, nel senso che la bibliografia in italiano su questi temi è inesistente. L'area angloamericana presenta alcuni studi interessanti, però o improntati al cognitivismo, quindi secondo schemi metodologici molto rigidi,
Oppure cose che io detesto, intanto tutta la questione del gender. Sapete che quando aprite un libro di cinema scritto da un anglo-americano, nelle prime tre righe già vi stanno parlando di maschile, femminile, eccetera, e quelle robe lì, a dire, io non le tollero, e quindi spessissimo il problema dell'emotività e poi del corpo in conseguenza viene sempre risolto in quei termini lì. Oppure con una psicoanalisi pasticciata che incrocia in genere riletture molto pasticciate di Deleuze, eccetera, eccetera. Io non ho molta stima, devo dire, dell'area appunto anglo-americana di studi sul cinema. E invece la Francia era in quel momento, ma continua in parte ad esserlo, un territorio abbastanza affascinante, perché lì sta succedendo una cosa di cui si comincia a tradurre qualcosa anche in Italia, per esempio i testi di Huberman oppure di Nancy, cioè di questi filosofi che si occupano di estetica, che però lavorano all'incrocio della testualità, quindi si occupano di pittura ma anche di cinema, che mescolano metodologicamente storia dell'arte, teoria estetica, filosofia, e soprattutto sentono in modo molto forte il lascito della fenomenologia, soprattutto di Merleau-Ponty. Allora, è a partire da questo territorio, soprattutto da questi primi incroci che cominciavo a trovare spulciando la bibliografia in queste biblioteche francesi, che ho trovato quantomeno dei riferimenti. Poi l'altro grande fronte, ma questo per certi versi decostruito all'interno di questo libro, è il fronte della semiotica. Negli anni 90 e poi ancora oggi, ancora adesso, la semiotica, soprattutto attraverso Fontani, di cui in italiano ormai trovate soprattutto il libro fondamentale che si chiama Figure del corpo, pubblicato da Meltemi, in quegli anni la semiotica del discorso, la semiotica di stampo francese, quella greimassiana per intenderci, ha cominciato a prendere in carico il problema della emotività del discorso, intendendo per discorso qualsiasi tipo di discorso, quindi anche il discorso cinematografico, e lì sono stati approntati all'interno di questi di alcuni studi, soprattutto quelli di Fontani, degli strumenti abbastanza affascinanti, che poi io, come dire, ho fatto un mescolato molto alla francese, nel senso che ai francesi, che io amo molto, al contrario degli angloamericani, si può rimproverare una cosa, cioè di essere un po' troppo eclettici. In realtà l'eclettismo dei francesi a me piace molto, mi piace molto la capacità di non ancorarsi necessariamente a un sistema di riferimento rigido, ma di lasciare che le cose si contaminino e, come dire, che entrino in risonanza le une con le altre. Allora, questo è quello che ho fatto, quindi ho preso da territori molto diversi, molto lontani, cercando idealmente, come sempre in un'operazione triennale di questo tipo, di esaurire la bibliografia. Poi non è successo, era impossibile, ma se uno ha tre anni di fronte può anche sperare di leggere tutto quello che è stato scritto sull'argomento o quello che crede sia stato scritto sull'argomento, e poi la grande operazione di contaminazione, in parte anche azzardata, perché in questo libro succede una cosa fondamentalmente, cioè che tutto il tema delle emozioni, gli affetti, le passioni, poi i nomi non sono semplicemente sinonimi ma indicano, a seconda dei territori disciplinari, cose diverse. Quindi se parlate a un semiologo di passione, il semiologo capirà una cosa molto precisa, se parlate a uno psicologo di emozioni intenderà una cosa altrettanto precisa e diversa probabilmente dalle passioni del semiologo. Insomma, le etichette hanno sempre un peso. Mi sono perso, stavo dicendo che dicevo, ecco, la cosa secondo me interessante questo libro, che poi insomma per me è una cosa molto lontana e anche un po' dimenticata forse, è appunto non essermi ancorato a un sistema metodologico forte come poteva essere quello della semiotica, pure troppo forte, ma ho provato a contaminare le cose, soprattutto, dicevo, a contaminare il grande territorio della riflessione attorno alla emotività col territorio attorno alla corporeità. Due cose che in realtà non si parlano granché all'interno degli ambiti disciplinari, e io ho provato a metterle un po' insieme. Il titolo di questo libro è in realtà un titolo furbo, Racconti di corpi, e non è il titolo della tesi dottorato. La tesi dottorato aveva un titolo terrificante che si chiamava Fenomenologia della... no, si chiamava... Il sottotitolo era Per una semiotica fenomenologica delle passioni. Nessuno avrebbe comprato un libro con un titolo del genere. Probabilmente l'avrebbero bruciato. L'avrebbero bruciato, anche legittimamente. E invece, visto che in Italia da qualche anno, ormai da un decennio, si parla molto di corpi, se qualcuno di voi, per esempio, legge le riviste di critica,
Cineforum, Segno Cinema, eccetera, troverà per esempio che da un decennio questa, avrà notato che da qualche anno a questa parte c'è un ritorno ossessivo al tema del corpo, no? Di corpi oggi ci si occupa molto, si parla molto, in genere un po' a sproposito, un po' casualmente, però il corpo è un tema che si sente come molto attuale, molto importante per leggere il cinema contemporaneo. Allora il titolo è un po' furbo, perché poi non si parla solo di corpi in questo libro, si parla però sicuramente di cinema, film e spettatori, cioè di cinema come dispositivo, di film come testi e di spettatori come persone in carne ed ossa, quindi non lo spettatore, come dire, della psicoanalisi, una specie di buco nero cancellato, ma lo spettatore in carne ed ossa che parla, partecipa, reagisce a un testo presente. La corporeità in questo libro non è semplicemente quella dei corpi come quello che abbiamo noi, ma per corporeità io intendo tutto quello che può essere percepito come dotato di una materialità, di una corporeità e di una forza che si impone, anche di una tattilità, di una evidenza. Per cui corporeità per me significa anche ragionare per esempio sul modo in cui uno schermo cinematografico in alcuni casi è uno schermo, scusate la parolaccia, sensuoso, cioè uno schermo dotato di una forza materica che è un corpo, che è dotato di una corporeità che in qualche modo ci tocca. Allora, quindi il corpo in questo libro è una cosa, come dire, è un concetto ombrello che ne tiene sotto molti altri, insomma. Ho risposto a tua domanda? Sì, bene. Così bene che te ne faccio subito almeno un altro paio. La prima è il nesso tra la corporeità e l'emotività è un elemento cruciale del tuo libro, ma anche di tutto il dibattito che si è andato nel frattempo sviluppando sulla questione, no? Cioè penso a contributi recenti di Bellur, penso a contributi meno recenti di Serge Danet, insomma da più parti critici, studiosi e teorici hanno cominciato a confluire sull'idea che l'emotività ha a che vedere con la dimensione corporale. No? Il che naturalmente crea una specie di paradosso, perché gli spettatori, almeno quando vedono il film al cinema, sono costretti all'immobilità. Ecco, vuoi parlare un attimo di questo? Sì, intanto sì, Bellur ha scritto un libro appena uscito in Francia, verrà forse un giorno tradotto anche in Italia, proprio dedicato a questo tema. Bellur, per chi non lo conoscesse, è stato appunto in realtà lui ha un po' sconfessato le sue origini appunto di critico psicoanalitico legato a quel territorio lì. Questo libro io non l'ho letto, in realtà non l'ho voluto leggere perché quando è uscito in Francia stavo sistemando questo libro e quindi ho deciso di non leggerlo, perché questo libro volutamente è un libro vecchio, nel senso che io non ho tenuto conto di quello che è successo nel frattempo, anche un po' presuntuosamente, cioè sono convinto che quello che io ho scritto in questo libro e lo stato della questione che è analizzato in questo libro non è cambiato. Questi 5-6 anni non sono cambiate le cose, anzi a mio parere, soprattutto nell'ambito della semiotica, sono solo peggiorate, nel senso che il problema del corpo eccetera non è stato in alcun modo sviluppato in modo originale, per cui un po' presuntuosamente ho deciso che questo libro andava bene così. Allora, uno dei libri che non ho voluto leggere è stato proprio quello di Bellur, che però una volta ho incontrato in ascensore alla Biffi e mi ha detto che lui con la psicanalisi non ha più niente a che fare, quindi deduco che il suo libro sul corpo non sia più un libro psicoanalitico e me lo auguro. Detto questo, di là degli incontri in ascensore, il libro è un tomone così, per cui speriamo che venga tradotto. La questione che poneva il vostro professore viene risolta nel libro in questo modo, in realtà nel capitolo finale, dove io accoppio, sono questi tre titoli: il corpo connesso, il regime dell'affettività, il corpo vissuto, il regime dell'emozione, il corpo rappresentato, il regime della passione. Ci sono tre termini, quindi affettività, emozione, passione, e tre dimensioni della corporeità, tre dinamiche della corporeità, quindi la connessione, la vita del corpo e la rappresentazione del corpo. Allora, questo gioco, che vi potrebbe sembrare forse un gioco di etichette, in realtà riposa su un accoppiamento che nasce da una archeologia terminologica. Tutta la prima parte del libro è uno scavo all'interno di una serie di contributi storici da parte di pensatori
di teorici, anche non proprio sistematici come Epstein o Morin, comunque di teorici legati appunto all'ambito dei film studies, quindi è uno scavo di tipo archeologico per cercare di arrivare a capire come queste etichette hanno all'interno della teoria del cinema, e quindi a partire anche da un uso effettivo che hanno avuto, che tipo di connotazioni, che tipo di sedimentazioni mantengono. E poi dall'altra parte questa idea di un corpo dinamico. Il professore appunto parlava giustamente di un corpo presente, che è quello dello spettatore, che è fermo, almeno dal punto di vista fisico. Poi in realtà non è neanche così vero, perché i cognitivisti, appunto armati anche di strumentazioni scientifico-parascientifiche, hanno un po' studiato i nostri corpi che reagiscono allo schermo. Sono per esempio accorti che noi facciamo un sacco di cose di cui non siamo consapevoli, che hanno dei nomi inglesi che non sto qua a dirvi, che sono delle forme appunto di connessione involontaria, inconsapevole del nostro corpo, ma della dimensione appunto quasi nervosa, muscolare, di pancia, non ovviamente razionale, non consapevole, forme di adeguazione a stimoli che provengono dallo schermo. Quindi per esempio c'è in realtà un movimento anche fisico, concreto, che viene, che comincia dal corpo a partire da stimoli ricevuti dallo schermo, ma questo aspetto, come dire, fa parte della questione ma non è molto interessante. Le tre, questi accoppiamenti, no, di dimensioni o stati del corpo al cinema e queste tre etichette, affetto, emozione e passione, sostanzialmente che cosa dicono, o che cosa sostengo, a ragione o a torto? Che da un lato c'è appunto un corpo che si connette, io l'ho definito connesso a un regime dell'affettività. L'affettività è una specie di dimensione basica di elaborazione non ancora culturale, quindi un corpo che si connette a partire appunto da una serie di stimoli che sono tanti, sono diversi, appunto alcuni consapevoli, altri maggiormente presenti anche alla coscienza dello spettatore, passano per esempio attraverso quello che vi dicevo, cioè la sensuosità dei materiali cinematografici. I cognitivisti per esempio sono dimenticati, lo ha fatto soltanto uno di loro, di notare che il cinema è pieno appunto di cose che come dire, si impongono anche perché dotate di una forza fisica, di una luce, di un potere in qualche modo attrattivo, appunto di una matricità che in qualche modo ci tocca o in qualche modo ci stimola. C'è una forma di connessione, di attrazione che può essere, come dire, che passa alle spalle dello spettatore, se vogliamo metterla così, no? Che tocca un po' di più la sua pancia. Quando io parlo invece di corpo vissuto, regime dell'emozione, in realtà è il vero snodo. Una ricercatrice che si chiama Vivian Sobchak, che ha scritto un libro molto bello che io ho usato molto in questo libro, non mi ricordo il titolo però, grazie, The Atlas of the Eye, è una, appunto uno studio di fenomenologia del cinema a partire da Merleau-Ponty eccetera eccetera. Lei dice una cosa molto vera, senza usare il lessico semiologico che spesso appunto scoraggia, non addetti ai lavori, dice le stesse cose che dicono i semiologi in modo più semplice, dicendo: quando noi siamo al cinema, ve la faccio molto semplice, quando siamo al cinema noi contemporaneamente vediamo qualcuno che vede e vediamo un visto, ascoltiamo qualcuno che ascolta e al contempo ascoltiamo un ascoltato. Questa idea che ci sia contemporaneamente, cioè un fenomeno di percezione e di rappresentazione, qualcosa che viene percepito attraverso un mediatore più o meno fantasmatico e contemporaneamente una rappresentazione di una percezione. A partire da questa ipotesi, poi la Sobchak sviluppa tutto un sistema di cui io in parte do conto nel libro e pazienza. Il punto qual è? Che la semiotica del discorso, o la semiotica, voi avete fatto un po' di semiotica nel vostro... Parecchia? Ah beh, allora parliamo tra iniziati. Come sapete, allora il grande snodo appunto della semiotica discorsiva è che ad un certo punto ci sono dei processi di commutazione, diciamo così, di elementi che da stati più profondi della significazione affiorano progressivamente. Poi non so se voi siete semiologi greimassiani o non lo so, però insomma c'è questo, no, la gerarchia del senso, il percorso generativo del senso, no? I grandi processi di trasformazione di elementi da prima strati in elementi alla fine concreti viene svolto appunto da mediatori. Questi mediatori sono appunto i corpi, diciamo così, dell'enunciatore. Poi i semiologi non li chiamano corpi naturalmente, parlano di altro, però insomma ci sono dei mediatori. Nel caso del cinema
e questo se ne erano già accorti i teorici del cinema muto, esiste, e queste cose le hanno scritte bene i francesi, esiste un antropomorfismo dello sguardo cinematografico assolutamente ineliminabile. Per esempio, non si riflette mai abbastanza sul fatto che quando si insegna che i movimenti di macchina, i basici, sono la panoramica e il carrello, ci si dimentica sempre di dire che la panoramica, perché sono gli elementi, i movimenti di base, concettualmente, logicamente, dello sguardo cinematografico? Perché in realtà cosa sono? Mimano i due atteggiamenti scopici di base dell'essere umano, cioè il carrello come movimento nello spazio di qualcuno che guarda, quindi si avvicina e si allontana rispetto all'oggetto guardato, e la panoramica invece come movimento di chi cerca nello spazio attraverso un movimento della testa, che poi idealmente viene replicato dalla macchina da presa che ruota sul proprio asse, qualcosa da vedere, no? Una messa a fuoco migliore. Allora, basterebbe questo, senza farla troppo lunga, a dire che c'è, tante altre cose potremmo dire, ma che c'è una specie di antropomorfismo ontologico. Forse l'ontologia del cinema non è tanto la dimensione fotografica o realistica, poi oggi non lo è più, ma è proprio la sua dimensione antropomorfa. C'è un antropomorfismo ontologico nel cinema che in qualche modo si riflette, si ribatte nella costruzione del senso. Il lavoro della Sobczak in parte è dedicato a questo, cioè a capire quanto di questa costruzione antropomorfa entra in gioco poi nella costruzione del rappresentato, quindi quanto di una percezione subspecie umana c'è poi nella rappresentazione che noi vediamo, quanto appunto del sentire è antropomorfo rispetto al sentito. Poi la Sobczak si dimentica di fare una cosa che io ho fatto, cioè di dire che il dispositivo cinematografico, per quanto antropomorfo, è comunque un dispositivo tecnologico, e anzi l'aspetto performativo e in certi termini inventivo del cinema rispetto a noi stessi sta proprio nella negoziazione tra un'istanza ontologicamente antropomorfa e la dimensione tecnologica del dispositivo cinematografico. Ve la dico semplice, si può sempre dire più semplicemente, se è sensato. Noi guardiamo in un modo che in qualche modo ci assomiglia, mettiamola così, banalizziamola, ma neanche poi tanto, e però al tempo stesso noi guardiamo attraverso un guardare che è performato dalla tecnologia, tanto più oggi. Allora, per esempio, una delle cose che io trovo affascinanti della corporeità cinematografica osservata da questo punto di vista è che, per esempio, noi al cinema non facciamo soltanto dei viaggi più o meno straordinari, soprattutto nel cinema digitale, ma il nostro corpo, o meglio l'immagine del nostro corpo, è lanciata verso un atteggiamento percettivo che viene piegato o filtrato dalla tecnologia, e che è sempre appunto una negoziazione tra una specie di zoccolo duro antropomorfo che comunque non viene eliminato, e però, come dire, l'elemento inedito, inventivo, performativo, nuovo, e quindi anche in qualche modo che può influenzare il nostro modo di percepire il mondo, che è quello dato dalla tecnologia. I tanti discorsi che sono stati fatti all'interno, per esempio, del cinema, del cinema, o meglio dello stile postmoderno, per esempio, ci si è tanto occupati, dando anche dei nomi abbastanza affascinanti, per esempio delle soggettive vuote del cinema postmoderno, oppure delle oggettive piene, eccetera, eccetera. Queste cose in realtà indicano, a partire da un certo momento, che poi quello, come dire, dagli anni 80 in poi, ma soprattutto oggi, quindi con l'invasione di una tecnologia che si dà a vedere in modo completamente nuovo, l'idea che in qualche modo questo antropomorfismo dello sguardo cinematografico viene, come dire, modellato da una tecnologia invasiva, ma non al punto da cancellare, come dire, un residuo appunto antropomorfo. Allora sta lì, per esempio, la capacità del cinema di inventare uno sguardo, non semplicemente, come ci insegna una certa teoria del cinema, di farci guardare in modo diverso, cioè cose diverse, selezionandole, tagliando gli angoli, sezionando la realtà, eccetera. No, proprio facendoci percepire la possibilità di un incontro con la realtà completamente nuovo. Per esempio, in alcuni casi, questo è stato anche detto, ma è stato detto anche, voglio dire, 80 anni fa all'interno della teoria francese, per esempio, riducendo il corpo a occhio. Oggi, per esempio, succede esattamente il contrario. Per esempio, la possibilità che al cinema il corpo sia espanso, cioè il corpo dello spettatore proiettato all'interno
dello schermo attraverso quei mediatori di cui vi dicevo, in realtà si è espanso rispetto alle sue possibilità. Insomma, avventure del corpo, non più soltanto dello sguardo, perché poi il punto è quello che ricordava il vostro professore, e cioè che ha senso provare a parlare di cinema in termini di esperienza in un quadro più generale, in un quadro più ampio, non semplicemente di esperienza dello sguardo, ma di esperienza che tocca tutta la nostra totalità, per esempio sensibile, percettiva, che non è soltanto appunto una questione di sguardo, no? Sì, fondamentalmente tu, dovendo naturalmente poi all'epoca in cui ne hai scritto, muoverti all'interno di un territorio che dal punto di vista epistemologico offriva poco o nulla sul fronte italiano, ti sei meritoriamente andato a leggere e a cercare riflessioni francesi da una parte e anglosassoni dall'altra, e mi sembra che fondamentalmente ci siano due grandi possibilità di occuparsi del problema del corpo e dell'emotività nel cinema dal punto di vista della fruizione. Uno è un approccio fenomenologico, no? Cioè fondamentalmente noi sentiamo il film con tutto il nostro corpo e abbiamo un'esperienza di carattere immersivo che la tecnologia contemporanea ha accentuato, il 3D, il Dolby Stereo, eccetera. Questa è una strada. La seconda strada invece, che è una strada non fenomenologica ma cognitivista, ancora l'esperienza corporea, la possibilità, detta in maniera un po' grezza ma per farci capire, che lo spettatore possa ricondurre gli schemi narrativi di cui è appunto spettatore a degli orizzonti cognitivi che appartengono al suo vissuto, e quindi in qualche modo partecipare al film da un punto di vista emotivo, perché è forte il coefficiente di riconoscibilità di quello che passa sullo schermo rispetto alla sua esistenza. Ecco, io vorrei, sono due chiavi di lettura che, di cui tu rendi conto con uguale profondità, ma che sono in qualche modo difficilmente conciliabili, cioè se segui l'una è difficile seguire l'altra. Volevo capire questo, cioè secondo te il fatto che discutiamo tutto sommato sempre di cinema ancorato ad un'idea di narratività più o meno forte, no? Sino a che punto l'idea che il cinema, il fatto che il cinema sia soprattutto narrativo, legittima di più, come dire, la prospettiva cognitivista su quella fenomenologica? Sì, è vero, naturalmente la sfida è, sarebbe troppo facile scrivere un libro di questo tipo, sostenere tesi di questo tipo, lavorando per esempio sul cinema di confine, per esempio sul cinema ibridato con l'arte, o comunque su quelle forme appunto al confine. Sarebbe veramente cosa molto, molto facile, visto che anche come dire, quasi scontata. Qui alla fine di questo libro, ma in realtà era un atto dovuto, c'è un'analisi di un film, anzi di un dittico, Noi vivi, addio Kira, di Goffredo Alessandrini. Finché potete anche non vedere la vostra vita, non vi perdete niente. In quel momento era un omaggio anche al mio maestro, appunto Alberto Farassino. E però in quel momento era anche il modo per dire: guardate che tutto quello che ho scritto in questo libro potrei raccontarvelo facendovi vedere, non so, un film di Stan Brakhage, 3 minuti Brakhage, una roba, non lo so, poteva essere semplicissimo. Provo a mettermi alla prova invece con un film come questo, che se mai vi capiterà di vedere, troverete apparentemente un film legato a codici narrativi assolutamente assolutamente tradizionali, eccetera eccetera. C'è secondo me un punto di incontro rispetto a quello che diceva il vostro professore, che è in questa idea che io chiamo figure del sentire, però insomma non è che sia un'etichetta poi così originale, insomma. Vi faccio un esempio: in copertina io ho scelto un fotogramma di un film che sicuramente avete visto, che è un film di Gus Van Sant, lo ricordate? Ve lo sto chiedendo perché mi sta sfuggendo il nome e il titolo in questo Elephant. Elephant, grazie.
Elephant di Gus Van Sant, film che io molto amato e di cui ho analizzato appunto, questo libro ha avuto una specie di appendice in un saggio uscito per Out Out. Chi volesse, esiste praticamente la versione breve, il bigino di questo libro. Ecco, diglielo, bravo. Sì, esatto. Ah sì, se volete, la cosa ideale da dire a uno studente. Ah, se volete risparmiarvi la lettura del libro, prendete appunto questo saggio uscito. Lo stesso, andate a vedere. Non dire sì. Il numero di Out Out. Beh, ma se guardo in bibliografia c'è, cioè, semplifichiamogli il lavoro. Uscito nel 2006 per Out Out, era un numero appunto, Out Out è una rivista di filosofia dedicato al corpo, il saggio si titolava, era proprio brutto questo titolo, di cosa parliamo quando parliamo di corpi, parlando di cinema, era una citazione carveriana, uno che ha scritto di corpi in modo molto poco corporeo, e allora lì, okay, leggete quello, va bene. E lì io analizzo alcuni film più interessanti, devo dire, di Addio Kira. Uno di questi è appunto Elephant. Allora, Elephant è, e Gus Van Sant in generale, secondo me, il regista più importante degli ultimi 10 anni del cinema tout court, non solo del cinema americano. Allora, chi ha visto Elephant? L'abbiamo visto Elephant? Pochini. Guardate Elephant, perché è un film sorprendente. Perché allora lì si capisce come una narrazione che è estremamente, apparentemente semplice, invece estremamente lavorata, perché è un film che ricomincia continuamente, 3 volte, ricomincia 3 volte, ma non viene segnalato come il film ricomincia, quando il film ricomincia, le spie del fatto che il film è tornato indietro, che noi spettatori stiamo rivivendo sostanzialmente lo stesso tempo da un altro punto di vista e guidati da altri corpi, viene in realtà segnalato, chi l'ha visto lo ricorderà, attraverso degli incroci quasi casuali. Poi c'è addirittura nella seconda parte, ci sono dei flash forward, insomma è veramente dal punto di vista temporale, se volessimo ragionare in termini appunto narratologici, un film ricchissimo, studiatissimo. Poi in realtà Gus Van Sant fa una cosa a mio giudizio geniale, che poi è, come dire, l'ultima cosa che io non dico in questo libro, ma che in realtà dovrebbe essere detta, e cioè riesce addirittura a parlarci di morale dello sguardo contemporaneo. Che cosa fa? Racconta un film, questa immagine è un'immagine emblematica, incollando lo spettatore ai corpi di questi personaggi, di questi ragazzi, che vengono anche introdotti in una serie di cartelli che ne dicono il nome, in una posizione assolutamente straordinaria, per cui spessissimo i percorsi sono intanto in piano sequenza, quindi parte con una continuità di tipo spazio-temporale. Lo sguardo è in una posizione volutamente ambigua, cioè in quella che si chiama una semisoggettiva, per cui la macchina da presa resta molto vicina quasi sempre all'ipotetico sguardo del personaggio, senza però entrare nel corpo del personaggio. Non ci sono soggettive in Elephant, sono semmai appunto le semisoggettive. Il problema, o meglio i problemi, è che questi corpi intanto sono raramente rivelati come contenitori di altro, cioè non ci sono psicologie, non ci sono storie, ci sono abbozzi di storie, ci sono piccoli racconti laterali, ma non ci sono storie, ci sono appunto corpi in qualche modo vuoti, cioè corpi contemporaneamente pienissimi del loro essere corpo. Questa posizione è un vero e proprio ancoraggio dello sguardo del narratore, che all'interno del film non si permette praticamente mai, salvo forse un pochino nella seconda parte, ma la questione cambia, nella prima parte, che è quella esplorativa, non si permette mai di muoversi se non portato da questi corpi. In questa posizione, che è una posizione di estrema vicinanza, ma di vero e proprio ancoraggio, viene da pensare a una specie di accoppiamento quasi parassitario del narratore, che per potersi muovere in quello spazio, in quel tempo, deve necessariamente avvicinarsi a un corpo e mettersi lì appunto come un organismo parassitario che si nutre dello sguardo. L'altro aspetto, uno dei tanti altri aspetti problematici di questo sguardo, è che spessissimo non si vede nient'altro se non il corpo di questi personaggi. Nella sequenza più bella di questo film, dove la macchina da presa è guidata da un personaggio con una felpa rossa, l'unica cosa che vediamo per un bel po' di tempo è la nuca, e qui non è una citazione da Godard, che pure è un bravissimo regista di teste da dietro, ma non c'entra niente in questo caso, la nuca di questo personaggio che avanza, quindi una posizione semisoggettiva, con nient'altro attorno, e anche se ci fosse qualcos'altro attorno non si vedrebbe, perché Van Sant pensa bene di fare il fuoco solo sulla testa.
Allora, per un bel po' di minuti noi camminiamo in continuità spazio-temporale all'interno di questo corridoio di High School americana in questa posizione. Quando la macchina da presa allarga, a un certo punto fa anche una volta e inquadra il personaggio quindi a precedere, una specie di carrello a precedere, la situazione non cambia, vediamo qualcosa di diverso, vediamo appunto la faccia, il volto di questo personaggio, ma attorno, dietro, non vediamo niente, un po' perché il personaggio occupa l'inquadratura e un po' per questo appunto fuoco che manca rispetto al resto. Allora, che cosa succede lì e in altri punti di questo straordinario film? Succede che la narrazione cede completamente il posto a una presenza, come dire, che diventa l'unica cosa non più da vedere ma da sentire all'interno di quel film, di due dimensioni pure, che sono per l'appunto lo spazio e il tempo, mediate attraverso il movimento di un corpo all'interno di uno spazio e di un tempo. L'unica esperienza, che però è un'esperienza totalizzante, che ci fa fare Gus Van Sant in questo film, in questa sequenza, ma in altri, tanti altri punti di questo film, è proprio questo, cioè un'esperienza pura, che non è macchiata da urgenze narrative, non è dominata dalla presenza di un narratore, il narratore se ne sta lì in qualche modo appunto parassitariamente legato al personaggio, semplicemente c'è un movimento di un corpo nello spazio che sancisce di fatto attraverso quel movimento l'esistenza pura e dura. Già Bettettini parlava non solo della durata ma della durezza del tempo, di questo corpo che attraverso uno spazio e tempo e diventa semplicemente un misuratore di spazio e tempo, di continuità spazio-temporale e anche di durezza spazio-temporale. Una durezza che non da ultimo ha a che fare con le nostre, inevitabilmente, con i nostri orizzonti spettatoriali. Ci aspettiamo che in un film succedano delle cose o che lo spazio e il tempo vengano abitati da una serie di eventi più o meno evidentemente guidati da un narratore. Allora, questa purezza che c'è in molti punti di questo film, ma c'è in tanti altri film che Van Sant ha fatto in questi, pensate a Jerry, in quel saggio lì parlo anche di Jerry in realtà sarebbe il vero film da analizzare, l'avete visto? Jerry è un film che ha avuto una distribuzione infelicissima in Italia, in realtà non è uscito in Italia, trovate, forse non è neanche uscito in DVD, esiste però, esistono coppie inglesi, forse anche francesi, anche se non capite le lingue non importa perché tanto non parlano. Immaginate un film di 1 ora e 20 dove due personaggi camminano, basta, camminano e basta. Quasi sempre, no? Qualche minuto, camminano, segnano il passaggio del tempo attraverso il loro corpo in movimento, diventando a loro volta appunto dei meccanismi, diciamo così, di esplorazione dello spazio-tempo. Poi lì c'è anche una questione molto affascinante legata all'identità, per cui ad un certo punto in continuità spazio-temporale il protagonista, uno dei due protagonisti, in qualche modo viene doppiato e quindi sembra vedere se stesso, insomma è molto affascinante rispetto al problema anche appunto di cui parlavamo prima della percezione e rappresentazione, qui c'è qualcuno che percepisce e contemporaneamente percepisce se stesso, che guarda la rappresentazione di se stesso, insomma non facciamola troppo difficile. Qual è il punto? Il punto è che Van Sant ci dice una cosa fondamentale, non a caso poi ha fatto, è tornato a fare un film politicamente impegnato, non mi viene un titolo stasera, come Milk, cioè ha fatto un film assolutamente conservatore dal punto di vista narrativo, ma che in realtà è la prosecuzione ideale di quel discorso. Cioè Van Sant in Jerry, in Elephant ci dice che cosa? Riappropriamoci di questa cosa qua, cioè riappropriamoci di una sorta di verginità dello sguardo rispetto alla presenza di un'immagine dotata di uno spessore, di un peso, di un'identità spazio-temporale, e torniamo, come dire, alla magia dell'esplorazione. È cinema muto, non a caso non si parla, in Jerry non si parla, in Elephant si parla pochissimo, è un cinema che ripensa per certi versi il cinema muto, ma sto parlando del cinema muto del 1896-97, cioè di quei filmati che si accontentavano, rispetto allo spettatore, di essere rappresentazione del movimento. C'è una specie di purezza e di ritorno, di recupero di un'idea originaria di cinema che Van Sant sente l'urgenza di comunicarci adesso, nel momento esatto in cui le immagini non possiedono più alcuno spessore.
non possiedono più spazio, tempo, non possiedono più alcuno spessore anche di tipo cognitivo. Fa un passo indietro rispetto all'idea di essere un narratore e ci costringe in qualche modo a misurare, a misurarci con la purezza della, dell'immagine, appunto, del suo essere un frammento spazio-temporale, di durata spazio-temporale. Io credo che sia questa, per esempio, una delle lezioni. Allora è evidente, e chiudo, forse non avendoti risposto, ma forse sì, dicendo questo, allora che lì il problema del sentire o del fare esperienza di attraverso il cinema, come dire, torna all'origine stessa del nostro rapporto con le immagini. E non sto parlando di banalissime forme di proiezione del corpo del personaggio, eccetera. Sto parlando del fatto di esplorare uno spazio attraverso un dispositivo, come dicevamo prima, dotato di forza antropomorfa, che in questo caso torna a vivere, a sentire, a esperire uno spazio e tempo in modo puro, senza le complicazioni del racconto, senza la necessità di identificarsi. Non c'è identificazione, voi avete non a caso i nomi dei personaggi, ma non avete nient'altro dei personaggi, non vi serve sapere nient'altro, semplicemente che hanno un nome, che sono appunto dei corpi in movimento. Allora questa purezza potrebbe essere, come dire, l'origine di tutto, l'origine del sentire cinematografico, che poi appunto in questo caso non procura neanche un'emozione, per affrontare il tema che sto un po' trascurando, ma perché in questo libro in realtà mi occupo moltissimo di emozioni, mi interessa molto di più il tema del corpo. Le emozioni erano il mezzo per arrivarci, infatti questo libro è diviso tra una prima parte legata alle emozioni e una seconda parte dedicata al corpo, però quello è il punto d'arrivo. Le emozioni sono, come dire, un passaggio necessario, insomma, è la dogana anche metodologica, scientifica, per arrivare a dire quella roba lì. Ma insomma, a parte questo, è un film straordinariamente privo di emozioni, dove in realtà poi ci sono delle emozioni rappresentate. Questo è quel regime che io chiamo nel libro della passione, quindi come dato anche culturale, quindi come rappresentazione, come dire, anche vocabolaristica di qualcosa che noi possiamo definire come rabbia, eccetera, eccetera, cui possiamo dare dei nomi, ma questo è un piano appunto del passionale, di cui si è occupata molto la semiotica, e non a caso la semiotica si è occupata delle passioni spesso partendo dalla loro definizione vocabolaristica, no? Vabbè, tanto questo è. Lì, come dire, siamo ancora prima rispetto alle emozioni, siamo una sorta di purezza originaria dell'esserci dal punto di vista percettivo, fenomenologico, in uno spazio-tempo, e riappropriarci soprattutto e in prima istanza delle dimensioni del sentire cinematografico, che sono appunto dimensioni incarnate non semplicemente in un corpo, ma incarnate in una evidenza, in una presenza di tipo spazio-temporale. Che cosa vedo in quel momento in genere? Io vedo lo spazio e il tempo, vedo, come appunto come si dice, no? La spazializzazione del tempo, la temporalizzazione dello spazio, cioè quell'intreccio indissolubile dell'immagine cinematografica, che è appunto il suo essere un frammento di durata, quindi appunto di un tempo che si spazializza. Io credo che sia una lezione anche profondamente morale. Quel film è stato ampiamente frainteso, insomma, quando lo vedrete anche capirete perché. Van Sant è completamente estraneo anche rispetto alla questione, tra molte virgolette, ideologica, cioè il fatto che la storia di questi due che entrano a scuola e uccidono una quantità imprecisa di compagni. Van Sant non prende posizione, ma non è il film in cui prende posizione rispetto al nostro essere parte di un racconto per immagini. Faccio ancora una domanda, poi lascio spazio a domande dalla platea. Sì, il tuo libro non prende carico di un elemento, e non poteva farlo perché quando l'hai scritta la tesi di dottorato nel 2004 questo fenomeno era ancora, come dire, embrionale, ma ora invece è assolutamente importante e dominante. Ed è la questione della visione domestica, cioè viviamo in un'epoca, in un tempo in cui le modalità di fruizione domestica del cinema si sono moltiplicate in modo esponenziale e stanno lentamente corrodendo la supremazia della visione in sala, no? Anche non più neanche tanto lentamente, stanno corrodendo. Ecco. Secondo te il nesso corporeità, emotività nella ricezione del film ha ancora un senso, un orientamento e una necessità nelle visioni domestiche oppure no? Ma, domandina un po' così a tradimento alla sì. Fine, no? Ecco.
Ma dunque, secondo me sì, ti do la mia risposta, però voglio sentire la tua. No, vabbè, sì. Poi voglio sentire la tua. Nel senso che allora, non è un caso, allora, Juliet, in un famoso libro sul postmoderno, che poi è stato tradotto qualche anno fa anche da Kaplan, è un libro in realtà per certi versi un po' invecchiato, però parlava non a caso di cinema appunto immersivo, no? Di bagno, per esempio lui parlava proprio di bagno sonoro, poi non so se è una brutta traduzione di un termine francese più adatto, ma in italiano suona come bagno sonoro. Però è vero che, come dire, noi viviamo in un'epoca in cui il cinema ci fa fare queste cose, appunto è immersivo in tutti i sensi. Apro una piccola parentesi sul 3D. Il 3D, che puoi dire, possiamo dire tutte le cose da storici, cioè in realtà il 3D è una reazione contemporanea assolutamente identica alla reazione per cui negli anni 50 si sono inventati il 3D, segue le stesse logiche, cioè riportare la gente. Non ci siamo messi d'accordo prima, no, perché ho detto esattamente questa cosa stamattina a lezione. Ah, fantastico, bene. Vi giuro sui miei figli che non ci siamo messi d'accordo prima. Anche sui miei che non ho. Perfetto, vabbè, allora non vado neanche avanti. Però volevo anche dire una cosa, che se c'è un aspetto interessante, magari hai detto anche questo, se c'è un aspetto interessante del 3D, non è banalmente, anzi paradossalmente, non è quello che il 3D fa. Cioè il 3D funziona in termini ludici perché porta fuori delle cose, no? Noi ci divertiamo quando vediamo il 3D perché le cose ci vengono contro. L'ultimo film che ho visto in 3D era Piovono polpette, era molto divertente perché ti piovono le polpette. Detto questo, visto una volta, poi uno non ci va più, insomma, e se posso scegliere tra la versione in 3D e in 2D, a volte preferisco vedere la versione in 2D, anche perché mi fa venire mal di testa, ok? Il vero problema del 3D, che in realtà dovrebbe essere appunto il punto d'arrivo dell'immersione dello spettatore, non della, si può dire, protensione dello schermo verso lo spettatore. Cioè, il 3D è interessante se riesce a lavorare in termini di profondità, di campo, ma non solo di campo, di coinvolgimento, di apertura del campo rispetto alla posizione dello spettatore. Quindi in realtà, se ci sarà mai un'estetica del 3D, questa estetica dovrebbe essere inclusiva. E dovrebbe essere una sorta di concavità, anche un po' materna, utero materno, che ci porta dentro e ci fa fare un'esperienza nuova in questi termini. Non una roba che ci viene contro, ci viene addosso, e che ci colpisce stimolandoci in modo percettivo, banale, no? Ci fa chiudere gli occhi, ci fa saltare sulla sedia e fine, quindi in termini ludici. Allora questo è, ci sarà mai un'estetica, ma non credo, perché poi tra poco usciranno anche i televisori in 3D, per cui anche lì avranno finito di far soldi. Quindi il problema, appunto, scusami tu stamattina, cioè l'aspetto economico-commerciale verrà subito risolto in termini televisivi e smetteranno di fare in 3D. Vabbè. Volevo dire questa cosa, perché non so, siccome manca qualcosa nel dibattito sul 3D, che è proprio il problema estetico, cioè il 3D, allora, il digitale... Non c'è, perché non si è ancora arrivati ad un'estetica del 3D. Sì, però secondo me ci può essere un'estetica, dovrebbe essere di quel tipo lì, cioè dovrebbe essere un'estetica che per una volta smette di pensare allo spettatore come un bersaglio. Perché poi il cinema in 3D, compreso Avatar, fa questo sostanzialmente, o come uno spettatore di fronte a un acquario, ma dovrebbe essere un'estetica che prova a pensare appunto a uno spettatore da portare dentro, anche in altri termini, non nel classico termine della... Ma soprattutto manca un'estetica del 3D, a mio modo di vedere, perché cioè, io me li sono visti più o meno tutti, compresi quelli realizzati da registi accreditati come Cameron, accreditati e da me molto stimati come Tim Burton, che è in assoluto uno dei registi che io preferisco, ma comunque anche questi ultimi film in 3D li trovo assolutamente deludenti. Cioè siamo lontani, nessuno per ora ha lavorato in termini estetici sul 3D per il semplice motivo che nessuno lavora in termini estetici sulla profondità di campo. Cioè il 3D dà un effetto di profondità, ma finché siamo al fiorellino che ti sboccia davanti al naso non siamo dentro un'estetica, siamo dentro una modalità attrazionale per il quale si vuole raggiungere un effetto di stupefazione, ma nessuno ha ragionato in termini estetici sul 3D, il che è veramente paradossale, perché nella storia del cinema la profondità è uno dei luoghi di riflessione estetica più frequente e articolata. Cioè sulla profondità di campo hanno ragionato in termini estetici Renoir, Welles, Godard, un sacco di gente, però per il momento siamo ancora, cioè secondo me il 3D sta al cinema contemporaneo come i trucchi nel cinema di Méliès, cioè siamo ancora ad un fuoco d'artificio. Sì. C'era Nicola Dusi, voleva fare una domanda? Ah.
piacere a distanza. Tanto che grazie per le domande, io non faccio più il semiologo da un po' di anni, quindi ho smesso di fare il semiologo, ma non perché abbia qualcosa contro la semiotica, ma perché mi è capitato in questi ultimi anni, scusa la premessa, ma mi è capitato in questi ultimi anni di occuparmi più di storia del cinema, è con molto piacere, per cui anche se il libro, no, se fosse stato scritto oggi naturalmente no, però forse non era ancora arrivato, ma appunto raccontavo all'inizio che anche un po' presuntuosamente ho deciso di non aggiornare questo libro, perché soprattutto nell'ambito della semiotica, ma forse qui puoi smentirmi tu, perché io un po' ho smesso di studiarla, di vedere cosa esce, di leggerla, no, però di studiarla sì. Mi è parso che su questi temi non si siano fatti dei passi avanti di tipo significativo, non almeno nessuno secondo me, lasciando perdere appunto Fontanil, è riuscito in Italia, intendo, a raccogliere un'eredità che c'era, una scatola degli attrezzi forse fin troppo piena di attrezzi, e trarne qualcosa che potesse diventare un sistema di lettura. Con tutto che naturalmente sono il primo a sostenere che almeno nell'ambito dei film studies oggi chiunque proponesse un metodo di lettura dei film verrebbe sbertucciato pubblicamente, nel senso che ormai viviamo nelle post teorie morbide, no? Per cui ci guardiamo tutti con molto sospetto dai sistemi troppo complessi. Allora, come dire, sono il primo a capire che forse non è una questione, è anche una questione, come dire, di metateoria, come dire, di mode legate a come si fa oggi la teoria del cinema. La questione del figurale, ti confesso che la questione del figurale non è stata volutamente affrontata in quei termini, o meglio, questo è un libro pieno di cose anche, come raccontavo prima, un po' rubate qua e là. Con tutti i problemi che questo può produrre, nel senso che tu giustamente, essendo uno studioso serio,
ma anch'io all'epoca lo ero, noti che ci sono delle lacune. Le lacune sono in parte consapevoli, in parte devo dire che per questo libro mi bastava l'idea, che poi io in parte tiro forse un po' troppo verso estreme conseguenze, di figura del corpo, appunto come pensata da Fontanil. Mi interessava lavorare su un solo piano, che è quello appunto delle di una figuratività dell'enunciatore che si scambia appunto con un antropomorfismo che sta nel linguaggio, che quindi è parte del linguaggio cinematografico, e in qualche modo mi sono fermato lì. Quindi tutta la questione del figurale, almeno in un senso anche proprio di, come dire, di storia di questo termine, che ha una storia come dire, complessa, che Bertetto appunto nel suo libro ricostruisce anche molto. Il libro non era ancora uscito all'epoca in cui stavo facendo questa, però lui l'aveva scritto dappertutto, insomma. Però non so, è una cosa che come dire, in parte ho deciso che in questo libro non doveva entrare, che era sufficiente un portato, come dire, rielaborato, non voglio dire se bene o male, però insomma autonomamente, a partire dall'idea. Poi io mi ho preso soprattutto il saggio, quello sul documentario di Fontanil in figura del corpo, in cui c'è tutta questa, mi sembra anche forse una delle parti più interessanti di quel libro. Sarei curioso di sapere, tra l'altro, cosa pensi tu di quel libro, perché è un libro che mi ha fatto molto penare, per cui ho molto amato alcune parti, molto poco altre. Mi piacerebbe seriamente sapere cosa ne pensi. Sarà il tempo, ma io non mi ricordo le cose oggi, quindi la domanda, secondo me, me la ricordo. Ah sì, che non è scorretto, che quando c'è questo tempo effettivamente si tende a dimenticare le cose. Anche questo lo dicevo prima che tu arrivassi. Questi termini, appunto, quello di passioni è preso in una accezione un po' scolastica, dalla semiotica delle passioni. È scolastica nel senso pezziniano, non so se può dire pezziniano, se è un neologismo possibile, da Isabella Pezzini intendo, pezziniano in questo senso, quindi quella cosa lì, no? Il modo in cui le passioni sono state pensate e poi elaborate nell'ambito della semiotica italiana. L'affettività e l'emozione in realtà sono due termini che mi arrivano dalla prima parte del libro, cioè mi arrivano in realtà da quello scavo all'interno di teorici appunto come Moren, Epstein, ma anche Münsterberg, per cui, ma anche, come dire, a partire da un'idea che, di emozione che c'è nell'ambito della psicologia, non nell'ambito della semiotica, per cui in realtà sono etichette che, come dire, partendo dall'idea, ripeto un po' scolastica, che la passione sia al massimo del culturale, e che l'affettività di derivazione cognitivista, le affective mimicry per esempio dei cognitivisti, siano il massimo dell'istintuale, diciamo, del corporeo non metabolizzato in termini razionali, l'idea di emotività dal punto di vista squisitamente in termini proprio di nomenclatura mi sembrava il termine medio tra questi due estremi, che sono però appunto il frutto di una contaminazione, arrivano da ambiti disciplinari che non si parlano per certi versi, anzi non si parlano affatto. Sì, ti ringrazio, diciamo che appunto questo è un po' la tripartizione, nasce un po' da lì, tu lo sai benissimo, quando si fa una tesi di dottorato c'è una fase in cui si è, come dire, vagamente invasati rispetto a quello che si sta facendo, si perde anche un po' il contatto con certe cose, per cui nei famosi mesi parigini in cui ho completato questa tesi mi sembrava tutto assolutamente giusto, come dire, ero troppo dentro questa cosa, è il problema. Ma infatti quando l'anno scorso io ho preso in mano questo libro, ho detto questo non è il mio, non è più un mio libro, infatti ho fatto molta fatica, ho deciso di non correggerlo neanche, sostanzialmente solo un po' migliorato l'italiano rispetto all'originale, perché non era più un mio libro, perché io nel frattempo ho fatto altre cose, perché ho deciso che la semiotica mi piace sempre moltissimo e mi sono ancora innamorato della semiotica, ma la uso, come non so, nell'analisi di Mulholland Drive, la uso in un modo assolutamente impuro perché ho voglia di usarla così e lascio agli studiosi seri di fare i veri semiologi.
Grazie. Sì. Beh, questo mi rincuora molto. Se hai detto Dusi, posso andare a casa con te. No, sono contento che la cosa poi abbia preso questa piega. Sì, anch'io penso che poi in realtà, ma di questo poi parleremo a Trento, perché lui verrà anche nel mio corso di Trento. Penso che in realtà e sia anche un po' il limite dell'ultimo pur bellissimo intervento di Eugeni, cioè nel momento in cui davvero ci vogliamo prendere carico della dimensione esperienziale dello spettatore, allora la terza parola cruciale della quale non possiamo fare a meno di prenderci carico, oltre a corporeità, emotività e soggettività. Cioè il forte limite del dibattito, a mio modo di vedere, è che tutte le volte che gli studiosi, me compreso, l'affrontano, non si pensano mai come spettatori, ma trattano l'esperienza spettatoriale come qualcosa che non ci riguarda, no? E quindi in qualche modo non ci mettiamo mai in gioco. Non mettendoci mai in gioco, tutto risulta, come dici giustamente tu, avvolto da una patina inevitabile di astrazione, no? Cioè nel momento in cui vogliamo affrontare il problema dello spettatore da un punto di vista esperienziale e emotivo, dobbiamo cominciare a pensarci come spettatori noi, ecco, no? Sì, ma non lo si fa abbastanza, e comunque anche su questo sto riflettendo nel corso che sto facendo lì. Sì, certo, quindi per esempio cominciare a prendersi carico del problema del gusto. Cioè io pubblicamente presso tutti i miei studenti trentini e bolognesi ho abbiurato il mio libro Scarface, nel quale non mi riconosco più per un motivo semplice, cioè in 100 cartelle da nessuna parte sta scritto perché mi piace Scarface, e questo per quanto mi riguarda è un peccato mortale, che riguarda peraltro credo tutte le monografie della Lindau, quasi, cioè nessuno degli studiosi scrive mai da nessuna parte perché quel film gli piace. Allora cominciamo anche a voltare la questione, cioè a dire perché il problema del gusto deve essere sempre scisso dal problema dell'analisi del film, no? Ci siamo tutti formati su testi di analisi del film che predicano la tarassia, la distanza e quindi l'astensione da qualsiasi giudizio di gusto, ma forse questa cosa qui andrebbe un pochino, no, rivista, ecco, quantomeno. Va bene, se non c'è altro, ringraziamo molto Luca Malavasi. Grazie a voi. E i nostri cineasti sono soddisfatti? Siamo stati all'altezza della situazione? Sì, perfetto. Perché va online questa cosa, giusto? E noi non possiamo. Sì, sì, è che avevo promesso, dato che lui ha un viaggio in macchina, che avrei chiuso entro le 7. 5 minuti, 10 minuti. Però se ci sono domande, assolutamente sì. Però non. È lei. Io vorrei aggiungere giusto un argomento a tutto quello che è stato detto. Volentieri. Cioè che sul tema della percezione sia dei corpi che delle emozioni, di recente nel mondo scientifico c'è stata un'enorme rivoluzione, cioè la scoperta dei neuroni a specchio, diciamo, talvolta distrutto dei castelli, talvolta aperto delle strade. Vale. Posso, scusi, la interrompo subito, perché il professore Eugeni che citava prima, il professor Dusi, li ha scoperti, nel senso che
adesso non so se ne sta parlando già, adesso però attribuire a Dusi la scoperta dei neuroni specchi con tutta la stima, la scoperta di Eugeni se meglio attribuito il professor Eugeni, citato prima il professor Dusi, che insegna in Cattolica, ha cominciato a occuparsi un paio d'anni fa, nel senso che ha capito che appunto i neuroni a specchio sono una cosa che andrebbe integrata nel momento in cui, come sta facendo Eugeni, uscirà tra l'altro a breve un manuale, cerca appunto di integrare tutte le dimensioni dell'esperienza cinematografica in un'ipotesi analitica. Allora, i neuroni a specchio è una cosa che lui sta studiando, qualcun altro sta studiando in Cattolica, per cui, per rispondere affermativamente, sì, si sta cercando di integrare questo aspetto anche in termini... moltissimi costrutti, moltissimi edifici teorici sono collegati. Da quello che ho sentito delle tue idee, del tuo libro, mi sembra che invece, fortunatamente, insomma, quei costrutti vengano abbastanza valorati da questa scoperta. Anche quando parlavi della, come dire, corporeità di alcuni oggetti sullo schermo, di alcune linee sullo schermo, che vanno ad attivare in noi qualche cosa. Per esempio, Fripper parlava del fatto che noi involontariamente veniamo motivati con i quadri di Pollo, ora si sa perché, e cioè perché questi tratti corrispondono a delle gestualità di tipo quotidiano, di azioni quotidiane che il nostro cervello riconosce, e che se poste in movimento, come diceva Deleuze, porre in variazione uno stampo, allora vanno ancora più, diciamo, a complicare un discorso che però sembra essere sempre più verificabile. E, bene, mi fa piacere, mi rivolgerò ai neuroni a specchio in cerca di conferme. No, ma è molto interessante questa cosa, io non ne so niente, neuroni a specchio, e quando mi è stato detto che qualcuno in Cattolica stava occupando di neuroni a specchio, me sono proprio allontanato da tutta la questione, non ne voglio sapere niente. Poi detto questo, approfondirò. Sa qual è il vero problema, e credo che chiunque si occupa di queste cose, è che quando si parla di emozioni si prende in carico una cosa talmente enorme, talmente, come dire, dovunque ci si volta dal punto di vista disciplinare, intendo, si trovano formulazioni di una tale ricchezza, una tale abbondanza. Oggi, per esempio, questo tentativo che sta facendo Eugeni di coniugare appunto una ricerca scientifica con strumenti di tipo semiotico è una sfida importante, forte, non so se sarà vinta, non so quali siano i risultati perché non ho letto il manuale di Eugeni. Bisogna evitare il rischio opposto, cioè di accogliere qualsiasi cosa. A un certo punto forse bisognerà anche chiudere e decidere che noi siamo dei semiologi, siamo dei filosofi, siamo dei narratologi, non lo so, ad un certo punto non lo so, Sì, questo senz'altro. Sì. Comunque le segnalo che è di imminente, non lo vedo, è lì, è di imminente uscita un numero della rivista Fata Morgana, che è una rivista di cinema, che ha per tema l'emozione, che si apre con un'intervista a David Friedberg e prende la questione dei neuroni specchio, di cui nemmeno io so nulla, come punto di riferimento. Quindi, ecco, gliela consiglio senz'altro, perché, ripeto, si apre con una conversazione con David Friedberg e poi, a quanto ho letto nel Call for Paper, il problema dei neuroni specchio dovrebbe essere vastamente affrontato. Termine di consegna dei pezzi era aprile, quindi direi che uscirà giugno. Un paio d'anni. Sì, esatto. Va bene, siamo a posto? Sì. Appunto sull'estetica del 3D, che appunto, come si diceva prima, era più entrata in contatto con una sorta di imbrogliaggio del testo rispetto ad un imbrogliaggio. E su questo punto di vista non si potrebbe cercare, ad esempio, un'altra forma di espressione che il cinema ha già adottato, magari in maniera più o meno seria, così come ad esempio il videogioco, che già si basa su un imbrogliaggio in un ambiente 3D di base della persona, della sua corporeità, nello sviluppo di questa estetica? Credo che
che il vantaggio del videogioco sia che in realtà è una protesi, per cui quel tipo di implicazione del corpo dell'utente è possibile, immediata e forte, perché uno lo manovra, come dire, il rapporto di uno a uno. C'è un'interattività. Un'interattività, ma proprio anche, non so, una tattilità, un rapporto appunto di protesi. Credo che al cinema questo, tra l'altro proprio in Elephant, cioè ad un certo punto Van Sant fa inevitabilmente questa cosa, cioè fa coincidere i bordi dell'inquadratura con i bordi di un videogioco di quel tipo lì, appunto, in cui si vede la pistola, quindi la soggettiva di qualcuno che spara. Quindi ovviamente c'è anche quello in Elephant, perché c'è tutto quello che ci deve essere. E credo che in realtà credo che non sia, ma verrebbe a mancare in realtà l'elemento di interesse fondamentale che c'è in un videogioco, appunto, rispetto credo che il cinema dovrebbe ancora concedersi un po' di più. Spero che qualcuno lo faccia. Sì. Ma secondo me, sai come succederà, cosa succederà? Che visto che Lynch con il Land Empire ha messo la parola fine sull'estetica del digitale, adesso aspettiamo che fra 10 anni Lynch faccia un film in 3D, perché lo farà. E quindi quando Lynch farà un film in 3D capiremo qual è l'estetica del 3D. Quindi bisogna aspettare Lynch. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Dobbiamo dire ancora qualcosa, buon viaggio, buona serata, ci vediamo venerdì, grazie.